Ad Agrigento, a San Pietro, il primo simposio agrigentino di radioterapia, evento formativo presieduto dal primario Michele Bono. Oggi, finalmente, dopo l'esperienza dal 2016 dell'ASP di Agrigento che ha portato la radioterapia in questo territorio che ancora non era presente, oggi facciamo il punto della situazione con il primo simposio agrigentino che si propone di diventare una tappa, un incontro annuale di confronto con tutti gli specialisti dell'ambito della radio-oncologia di tutta la Sicilia e oltre con gli oncologi e altri operatori d'area. In questo primo simposio si affronteranno quelle che sono le patologie principali che riguardano il sesso maschile, cioè la prostata, e il sesso femminile, quello della mammella, perché sono quelli che incidono maggiormente sul numero di nuovi casi di tumori attualmente in Sicilia. Parliamo di numeri importanti come 3.000 casi ogni anno di tumore mammario e 2.400 circa di tumore prostatico. Abbiamo affrontato il tumore prostatico perché oggi è quello che ha avuto una maggiore spinta da quelle che sono le innovazioni tecnologiche della radioterapia, che oggi assume un ruolo assolutamente predominante nell'ambito delle cure oncologiche, perché oggi è importante parlare di radioterapia, del suo ruolo, che non è assolutamente secondario a quello delle altre terapie oncologiche, perché si annovera dopo la chirurgia come prima arma per la cura dei tumori, per i trattamenti radicali. Per cui è importante l'approccio multidisciplinare con un'azione paritetica da parte di tutti gli specialisti d'area che possano contribuire all'individuazione di quelle che sono le patologie personalizzate per ogni paziente per garantire delle cure ed aumentare il numero di pazienti che attualmente in ambito, diciamo, percentuale, oggi possiamo dire che 6 pazienti su 10 hanno necessità di sottoporsi a un trattamento radioterapico e nell'arco di alcuni anni, entro il 2025, è previsto un aumento percentuale del 15% dei pazienti che avranno necessità di fare la radioterapia. D'altronde, da proiezioni internazionali, pare che se un paziente, l'atto stesso della diagnosi di cancro, si possa avvalere della radioterapia nel giusto momento, possiamo pensare che da qui al 2035 un milione di persone possono essere salvate dal cancro. Innanzitutto devo fare un plauso all'amico dottore Michele Bono, il primario della radioterapia di Agrigento, che ha organizzato questo evento convocando qui personalità mediche e esperti da tutta la Sicilia, anche da fuori dalla Sicilia. Per cui diciamo che è giunto il momento di fare il punto della situazione su una branca come la radioterapia, una branca terapeutica nel carcinoma prostatico che negli ultimi anni si è evoluta decisamente. Perché mentre per esempio la chirurgia dopo l'apporto della robotica ha un po' marcato il passo, invece la radioterapia negli ultimi anni con queste nuove tecniche di ipofrazionamento, di trattamenti stereotassici, di individualizzazione della modalità radioterapica è diventata sicuramente un cardine nel trattamento di questi pazienti. Per cui era giunto il momento di fare un punto fermo, di dare delle indicazioni precise al vasto pubblico e vedere un po' il ruolo oggi nel 2023 della radioterapia.